Il centro-sinistra del Barese prova a fare cordone e i collegi del capoluogo, come quelli della vicina Molfetta, sono dati per contendibili, lo ha detto Enrico Letta nella sua ultima visita pugliese, lo ribadiscono nell'assemblea di coalizione nel Palazzo di Città di Palo del Colle. Parola d'ordine, territorialità e niente catapultati, scandisce Michele Abbaticchio, ex sindaco di Bitonto, in corsa all'uninominale della Camera contro Rita Dalla Chiesa, Nicola Grasso e Benedetto Grillo, che pure dal canto loro respingono l'accusa. L'onda lunga è quella del lavoro in città metropolitana al fianco di Antonio De Caro. La chiamata è rivolta agli amministratori locali, specie quelli dimenticati dai leader di partito, spiega. Il messaggio a chi sta nella capitale è anche questo. È una legge elettorale che non piace a nessuno, è una legge elettorale che spinge il cittadino a pensare che il suo voto non conta nulla ed è una legge elettorale che interessa i poteri forti, cioè coloro che pensano di poter prescindere dalle istanze territoriali, calano nomi dall'alto, magari residenti in altre regioni, persino del centro-nord, e poi si candidano qui a portare le istanze dei nostri territori. È una sfida dentro la sfida che noi stiamo portando avanti verso un voto consapevole. Si può scegliere, abbiamo diritto di scegliere. E la sfida del voto consapevole è la sfida dei territori contro il marketing dei simboli, è la sfida della comprensione che abbiamo ancora diritto di voto, che i leader nazionali saranno in Parlamento comunque e che al collegio uninominale votiamo il rappresentante dei nostri territori e delle nostre istanze. Pensate, 12 sindaci su 17 del collegio si sono espressi a favore della mia candidatura e quindi porto con loro l'esperienza, il dolore e le ferite di una comunità che vuole riscattarsi e vuole portare le istanze a Roma.